sarà rappresentato tra i due sindaci, quello di Fiscolando e naturalmente nella situazione un po' irreale, però credo che se possono mettere in evidenza questioni molto molto reali, molto contingenti. Quindi il fatto che si possa arrivare a far rispettare le norme, o meglio a far conoscere che il rispettare le norme può far ripensare al sindaco di Evasorprimo, appunto, che forse è bene pagare le tasse perché questo significa stare meglio, significa avere una città più pulita, più ordinata, in cui probabilmente anche l'atmosfera che in cui si vive è di maggiore collaborazione, meno tesa, eccetera. Quindi non solo una situazione favorevole dal punto di vista dell'ambiente, ma anche dal punto di vista di rapporti. Questo credo che debba indurre tutti quanti a far sì che rispettiamo le norme, in particolare quelle tributarie. Detto questo, io credo che non debba aggiungere niente altro. Se lei volesse dire qualcosa. Sì, io volevo intanto mettere in evidenza questa cognome. Giovanna Alessio, direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate delle Marche. Scusate,